Le origini della pizza. Pizza. La parola è pizza. Le papille gustative di cui si parla. Le origini della pizza sono antiche e abbracciano molte culture. Nel corso della storia, molte culture, come greci, etruschi, persiani, romani e cinesi, hanno creato focacce simili alla pizza, ognuna con ingredienti diversi. La prima menzione storica della parola pizza è stata documentata nel 997 DC a Gaeta in Italia, ma la pizza come la conosciamo oggi è nata in Italia e, per essere più precisi, nella città di Napoli e grazie ad un ingrediente particolare è il pizzaiolo. Per conto popolare, 11 giugno 1889, per la presentazione alla regina d'Italia, il pizzaiolo Raffaele Esposito creò una pizza contenente gli ingredienti di pomodoro, mozzarella e basilico, che rappresentano i colori della bandiera italiana, e diede il nome alla pizza Margherita. In suo onore, la regina Margherita amava così tanto la pizza che tornava ogni giorno per assaporare il suo meraviglioso gusto. Allora, perché questa è l'origine della pizza? Come ricordi, c'è un ingrediente speciale che rende questo evento la nascita della pizza. Quell'ingrediente era il pomodoro. I pomodori non erano originali dell'Europa. In realtà, i pomodori sono stati trovati solo nel America. Fu un altro illustre italiano, Cristoforo Colombo, al servizio del re e della regina di Spagna durante la fine del XV secolo. Scoprì l'America e riportò il pomodoro in Spagna. Durante quel periodo storico, Napoli era sotto il dominio spagnolo e il pomodoro si diresse verso Napoli, e alla fine, come un pizzico di pizza, per il credito di Raffaele Esposito. Quindi, Napoli è riconosciuto in tutto il mondo come il luogo di nascita della pizza.